Dottor Alessandro Di Loreto, coordinatore dell'associazione Trattoromagno 4.0, prima L'Aquila, poi Lanciano, naturalmente l'approdo naturale non poteva essere che Foggia. Foggia è importante perché Foggia è l'arrivo di tutti i tratturi. Come si dice di Roma, tutte le strade portano a Roma, Foggia, tutti i tratturi arrivano a Foggia. Questo è importante perché a Foggia arriva anche la via Francigena. E siccome i tratturi nella nostra idea strategica è che diventino dei cammini sia religiosi che laici, sono molti, sono solo tre quelli regi, ma ce ne sono anche quelli più piccoli, e proprio nell'area di Foggia è possibile raccordarli con la via Francigena che arriva e tocca il Gargano dove c'è il santuario di San Michele. Quindi ancora una volta, poi intorno a Foggia c'è anche l'ovile nazionale, che è una struttura ereditata dalla vecchia, diciamo, dalla vecchia storia del territorio, e pur avendo i tratturi nella zona di Foggia sono stati coperti dall'espansione edilizia. Voi sapete che, diciamo, Foggia è esplosa come popolazione da due secoli fa, che non aveva quasi nessuno, adesso ha 150.000 abitanti, quindi è una grande città, però ecco, può recuperare questo ruolo di raccordo. I tratturi per noi sono appunto cammini moderni nella parte, diciamo, a scendere in collina, in pianura, ma noi riteniamo di valorizzare anche i pascoli di montagna, dove vogliamo che i pastori diventano specie di custodi della montagna, cioè avere questo nuovo ruolo che è possibile, e quindi la doppia natura di questo progetto, rivitalizzare i pascoli di montagna e far diventare turismo all'aria aperta, i percorsi per pedoni, per cavalli, per bici ovviamente senza motore, e per tutto quel turismo che adesso, diciamo, ha molto successo, che vede le persone anche con gli animali di compagnia, cioè avere uno spazio libero dove da tutto il mondo, in tutte le stagioni, a tutte le età e tutte le condizioni, perché sono spazi pubblici, quindi non bisogna pagare per camminare sui tratturi. Questo comporta però che bisogna farci degli investimenti pubblici per ripristinarli, per creare le accessibilità, e poi investimenti privati per poter costruire i servizi che mancano. Voi sapete che solo il Trattoromagno attraversa 50 comuni, quindi avere anche un'idea dimensionale degli investimenti non sarebbe male. Calcoli molto, molto generici, diciamo, possiamo immaginare 30 milioni per il ripristino del sedime, altrettanti per creare dei bypass dove sono stati interrotti, e quindi 10 per le zone archeologiche, e poi ci sono gli investimenti privati delle aziende. Diciamo, sono un ordine di grandezza di 100-120 milioni di euro, però rispetto a 244 chilometri, a circa 600.000 abitanti, se noi facciamo il solito rapporto investimento complessivo abitante, non è molto. Diciamo, poi se lo si diluisce in 3-4 anni, perché è il tempo della programmazione, credo che sia un progetto molto utile, soprattutto alle aree interne che hanno visto un forte spopolamento e che hanno invece sono ricche delle cosiddette città di montagna, che sono nate proprio per l'economia pastorale. Cioè tutte le città che noi conosciamo, importanti come Pesco Costanzo, Roccaraso, la stessa L'Aquila, ma anche Campobasso, sono cresciute così perché c'era l'economia pastorale, abitavano i pastori. La pastorizia italiana era inversa, cioè i pastori vivevano in montagna e andavano d'inverno al mare. Nel Mediterraneo o anche nelle altre parti del mondo la transumanza si vive vicino al mare, ed estate si va in montagna. Quindi questa è la originalità della nostra situazione e anche l'originalità del perché permane questa idea, diciamo, molto anche affettuosa degli abitanti su questa idea che poi è finita due secoli fa, perché la dogana di Foggia è stata chiusa praticamente dalla rivoluzione napoleonica, da Giuseppe Bonaparte, fratello di Napoleone, che fece un decreto nel 1806, fine della dogana di Foggia. Poi è rimasta perché poi gli abruzzesi sono diventati proprietari dei terreni nel tempo, grandi latifondisti qua nel Tavoliere delle Puglie, però diciamo il grande fenomeno era quello del 500, 600, tre secoli e mezzo. È stata una storia importante che noi adesso dobbiamo volgere verso la modernità. 4.0 vuol dire che noi avremo dei cammini moderni con tutti i supporti informatici, per cui uno può, dove va, organizzarsi, prenotare, e anche sul territorio è possibile vendere i prodotti. Cioè uno,
quindi c'è questa connessione che possiamo stare, già esistono gli strumenti, noi abbiamo tra i nostri soci una piattaforma che fa questo e quindi il problema è solo di mettere insieme gli attori, perché i tratturi hanno avuto la storia solo quando erano sotto un controllo unificato, cioè dalla montagna al mare c'erano i tratturi, ma i tratturi non potevano essere interrotti. Siccome adesso ci abbiamo molto spezzettato, bisogna rimetterli insieme. Da questo punto di vista l'interlocuzione già avviata, si è visto plasticamente anche qui a questo convegno fra le due regioni, insomma è un buon punto di partenza. Assolutamente sì, noi sicuramente le tre regioni principali che sono appunto Abruzzo, Molise e Puglia, tra l'Abruzzo e Puglia c'è già molto avanzato, ma credo che lo avremo anche con la regione, con Molise. Poi è importante anche, credo, non perché per la mia eredità di lavoro, però anche un'attenzione del governo centrale, quindi il fatto che i cammini stanno diventando all'attenzione del governo e del ministro del turismo, la Santa Che è molto importante, questo è utile perché abbiamo un riferimento nazionale proprio per agevolare, non sempre è una questione di risorse, perché le risorse, come si sa, ci sono anche, il problema è avere la capacità di metterle insieme e di spenderle in tempi giusti.